Nicola e Fernando Morra mi hanno ospitato in casa loro per 3 mesi. Già in difficoltà per il loro padre, si sono sobbarcati anche il peso di accogliermi, riconoscendomi veramente come un drogato, riuscendo a liberarmi interamente di tutta quella farmacoteca a cui dovevo ricorrere per risanare la mia integrità, ridotta veramente a cattivo partito da quella iniezione di Aldol. Dopo questo, io mi ripresi al punto da stabilire che avrei potuto trascorrere una permanenza normale facendo il missionario laico nuovamente a Belo Horizonte, ospite del mio amico padre Pigi. E qui, nuovamente in Brasile, sono iniziati nuovi periodi di profezie da parte mia realizzatesi. Un giorno io cercai di far capire quanto fosse importante l'acqua sotto il profilo proprio anche dell'insegnamento di Gesù, che aveva detto che due erano le vie, una quella dell'acqua, l'altra quella dello Spirito Santo. E venne nel pomeriggio un fortunale con un'acqua che sgorgava da tutte le parti e furono scoperchiate 3 cisterne dell'acqua. Un'altra volta, io, che mi stavo facendo curare i denti, improvvisamente in un giorno ebbi una faccia gonfia che era il chiaro sintomo di un ascesso che mi stava devastando il volto. Eravamo dalle suore, ricordo, e padre Pigi mi diceva che dovevo ragionare, dovevo ricorrere ai dottori. E allora io gli dissi: guarda che siamo nelle mani di Dio, Dio è il mio dottore, io rifiuto di rivolgermi ai dottori, ci penserà Dio a guarirmi. E lui: senti, cerca di ragionare, tu devi andare dal dottore. E io a mia volta: Pigi, è Dio chi fa le cose, vuoi vedere che guarisco immediatamente con l'aiuto di Dio? E gli fece un grosso sorriso, così pure le suore. E finita la messa, ritornammo in canonica e nel giro di mezz'ora già io non avevo più nessun dolore. Poche ore dopo la mia faccia era ritornata esattamente quella di prima. Il mio gonfiore, che denunciava una malattia proprio grave nel suo principio, era assolutamente sparito. Allora io mi resi conto che questa era una prova che Dio voleva dare al mio amico, perché io al mio amico avevo detto tutto quello che credevo di essere, ma tutto sommato egli non mi credeva. Allora, incoraggiato da tutto questo che il Signore sembrava fare come sostegno alla mia iniziativa, posi al mio amico un problema e gli dissi: guarda, Dio vuole dimostrare a te la verità di quello che io ti sto dicendo. Tu stai seguendo una persona paralitica, anziana, ne fai
ogni giorno una cura di sostegno, ma si è paralizzata, non cammina più. Ebbene, in 7 giorni, se è vero quello che accade in me, lei si alzerà e farà dei passi. Lo pongo a te proprio come un segno per una verifica, se è vero o no quello che io ti sto dicendo. E rimanemmo d'accordo così. Il giorno dopo il mio amico portò questa donna a una cura, a una visita generale, e lì proprio evitarono assolutamente ogni possibilità che ella camminasse. Però il mio amico non era contento e non era convinto. Io stesso provai, andai da lei e cercando di mettermi nelle condizioni per cui poi Dio potesse fare qualcosa, cominciai a massaggiarla, cominciai a fare quello che credevo di potere affinché il Dio in me tecnicamente potesse fare quello che io avevo detto che avrebbe fatto. Arrivò il giorno che avevo posto come limite. Quando arrivò l'ora in cui bisognava andare da questa donna, io dissi a mio amico: bene, vengo anch'io e andiamo a vedere come stanno le cose. In quella ci fu un suono alla porta ed arrivò un altro nostro amico italiano, ospite di Pigi. Io raccontai anche a lui questa storia e dissi: stiamo andando da questa donna, vieni anche tu con noi? Così andammo da lei. E poi, per forzare la mano a Dio, visto che Dio non si era mosso, mi sono comportato un po' come Maometto e la montagna: se la montagna non va a Maometto, Maometto va alla montagna. E allora dissi a quei due: sentite, forse lei ha proprio bisogno di trovarsi in piedi. Proviamo a vedere se, sostenuta in posizione eretta, tu che la sostieni da un lato, tu che la sostieni dall'altra e io che muovo le sue gambe mentre voi la conducete in avanti, se tutti e tre riusciamo a far sì che lei recuperi nella sua testa il meccanismo operativo perché lei cammini. E così accadde che la donna fu sollevata da due persone, mentre la terza azionava le sue gambe e così facendo in tre, le tre persone della Trinità, però calate in tre uomini che lo realizzavano realmente, questa donna si alzò e camminò. Ora voi dite: bella storia, bel modo tu di realizzare queste cose quando sei tu stesso poi a tradurle. E no, perché quello che avevo fatto io si ripeté poco dopo, perché il mio amico aveva prenotato per lei una visita da un prana, da un uomo che la aiutasse, avendo l'abitudine ad aiutare chi era in crisi con il fisico.
e lui, senza bisogno di avere imbeccature da me, la sollevò da solo e le fece fare quei passi che io avevo pronosticato che avrebbe fatto. Di conseguenza non ci sarebbe stato bisogno che io forzassi la mano al Signore e con l'aiuto dei miei due amici le facessimo fare questi passi, perché lei li avrebbe fatti sotto l'azione di questo Pranat, non mi viene il nome, di questo curatore del corpo, che la sollevò e le fece fare questi passi. Ecco, anche in questo caso, seppur in un modo molto molto realistico, quella cosa che io avevo detto al mio amico, io ti dico che se è vero, tra 7 giorni accadrà che lei s'alzerà e camminerà, questa cosa non solo è accaduta una volta, ma 2 volte, e la prima volta ha avuto una trinità di persone che l'ha voluto, che lo ha determinato. Insomma, questi miracoli e queste cose che io ho detto sarebbero accadute, io le ho viste accadute. Ah, un'altra cosa, un'altra volta, stavamo aiutando un handicappato, gli stavamo sistemando una casetta che avevamo trovato, ma quando? E questo non aveva casa. Noi, io e Pigi, avevamo aiutato nel passato qualcuno ad avere la casa sua. Allora io dissi a Pigi: ma senti, perché non troviamo casa per questo tizio qui? Non esiste un terreno nel quale io e te possiamo costruirgli qualcosa? E non ci fu bisogno di questo intervento, perché l'ora dopo, a messa, si alzò una signora e offerse lei una casa a questo giovane. Appena io mi ero mobilitato per un aiuto, ecco, uscì l'aiuto. Ora, tempo dopo, stavamo aiutandolo a mettere a posto casa sua, con i mezzi, diciamo, che c'erano nelle favelas. C'era da realizzare una specie di attaccapanni che era un filo tenuto, un'asta di legno tenuta sospesa perché attaccata a soffitto in 2 posizioni, e dovevamo realizzare questa specie di attaccapanni speciale. Avevamo del fil di ferro, ma mancava la cesoia per tagliarlo, e allora andammo a cercarla lì dove doveva essere, perché c'erano degli operai e lì vicino la cesoia non fu trovata. Ci stavamo arrangiando con le mani, ma io uscii, guardai per terra e lì per terra c'era la cesoia. Quando la portai a mio amico, disse: tu veramente certe volte mi dai da pensare, perché da dove l'hai materializzata questa cesoia qui? Poi padre Pigi è stato messo in pensione, è arrivato come parroco padre Cassio, più giovane di lui, e padre Pigi è rimasto anche lui ospite come me. Si è avvicinato il momento nel quale io dovevo venire via, e tutto il tetto della chiesa e della parrocchia è stato scoperchiato, il segno della fine di questo mio periodo in Brasile, con il tempo che ha quasi dimostrato il suo dispiacere al mio venir via.